Ritorniamo in diretta, seconda parte di Piazza Politica. Quest'oggi ritorniamo a parlare di sport e grazie anche alla presenza dell'attuale assessore Saverio Mascolo, assessore alla cultura, allo sport, politiche giovanili, turismo, marketing territoriale. Parlavamo di strutture o infrastrutture, come siamo messi anche per quanto riguarda il resto? Ma per il resto noi abbiamo due palazzetti e mezzo. I due palazzetti. Perché mezzo? Adesso lo spiego. Funzionanti ci sono il palazzetto di via Manzoni, sì, e il palazzetto di via Piccinni, quello nuovo, sì, costruito alcuni anni fa. Per quello di via Piccinni abbiamo fatto dei miglioramenti interni, nel senso che vi erano problemi? No, grandi problemi strutturali, c'è il problema ancora del tetto, nel senso che di tanto in tanto quando ci sono acquazzoni molto forti, e sì, lì siamo già intervenuti, sì, abbiamo chiuso, però io adesso mi auguro, sì, che non vi siano altri problemi. Laddove dovessero presentarsi ci ritorneremo, ma credo di no. Lì abbiamo invece fatto un po' di arredo, abbiamo rimesso gli spogliatoi a posto, l'arredo, perché erano anni ormai. Sì, anche tutti. Nel Capo Cagnazzi è stato rimesso a, benissimo, a nuovo è già stato lo spogliatoio, fatto molto Giuseppe bene Clemente prima, ha riconosciuto che è stato fatto un ottimo lavoro. Ottimo lavoro, sì, benissimo, io sì, riconosco, ecco, che ci debba essere anche una certa continuità, sì, amministrativa, che non vada buttato, sì, via tutto il lavoro che, sì, che è stato fatto precedentemente. Quindi lì abbiamo rimesso a posto un po' di cose, abbiamo attrezzato meglio gli spogliatoi, abbiamo fatto una piccola pitturazione delle pareti per renderli anche un po' più fresche, ma lì non abbiamo grandi problematiche, e quello è un palazzetto che viene utilizzato 7 giorni su 7 anche la domenica. Per quanto riguarda quello di via Manzoni, lì c'è una criticità, la criticità è data non da ciò che riguarda il campo, che è un ottimo, sì, stato, bello anche un parquet di ultima generazione, tenuto molto bene, anche per quanto riguarda le tribune. C'è il problema dei bagni. I bagni sono vecchi, pensa un attimo che sono ancora bagni turchi, quindi bisognerebbe rivederli tutti. Fa parte del costerebbe programma, molto. Ma non so, non abbiamo fatto fare nessuna stima per un semplice motivo, come dicevo prima, delle priorità. Se interveniamo, sì, su una cosa non possiamo intervenire sull'altra. Nei 4 anni io ho presentato una relazione, tu ricorderai, no? Sì. Per quanto riguarda l'assessorato, e siccome questo assessorato, io mi auguro, ma soprattutto questa amministrazione, il sindaco duri fino al suo termine, al 2020, e avevamo detto che quello è un intervento da fare. Non si può fare tutto e subito, lo andremo, diciamo, a dilatare nel tempo. Quella è una criticità, però oggi non abbiamo grandi problemi, nel senso che comunque gli atleti ci vanno, li utilizzano, sì, però io ritengo che lì si debba intervenire. Il mezzo è dato dal fatto che c'è quell'altro palazzetto in via Piccinni, quindi attiguo al palazzetto, sì, aperto. Accanto alla caserma dei Carabinieri. Che, sì, diciamo, i cui lavori si sono bloccati, okay, sono stati fatti all'esterno, io credo per mancanza di soldi o forse anche di programmazione, anche quello indicato. Se non riuscissimo a recuperare quella struttura, credo che lì ci vogliono più o meno 250.000 euro. Ma si rischierebbe di perdere l'intera struttura? Se sì, ma chiaro, non dobbiamo, così, no, lì bisogna intervenire subito, no, su quello. E mi dicevano anche, sì, all'assessorato al bilancio, lo stesso dirigente Faustino, che i soldi ci sono, anche lì sono stati accantonati, quindi lì si può intervenire immediatamente. Io direi che il 2017 deve essere l'anno in cui dovremmo prevedere il recupero di quello, e in quel caso lì ci andrebbero tutti gli sport giovanili indoor, quindi quelli che si fanno all'interno, compresa l'atletica. E sull'atletica lì credo che non sia possibile, perché la struttura non è adeguata per poter ospitare l'atletica. Quella è non per ci sono le misure giuste. Non ci sono le misure giuste, soprattutto, sì, per le gare, c'è la pallacanestro, la pallavolo, quelle sì si potranno fare assolutamente. Quindi senza resta la pecca grave, resta la pecca grave di questa, dell'atletica, certamente, che è fondamentale, anche perché via abbiamo un patrimonio da far crescere, da continuare a coltivare nel vero senso della parola, grazie anche all'opera che ci sta mettendo con tanta passione Renato Lorusso. Sì, questo per quanto riguarda, diciamo, i successi anche che riesce a raccogliere la nostra città a livello nazionale. Complimenti. Straordinario il lavoro Claudio, di Renato e Claudio Lorusso. Complimenti a Claudio e a Renato, sono bravi, e lo sappiamo, sì, perché essendo uomini di sport riusciamo a comprendere meglio certe cose. Per quanto riguarda la pista d'atletica, tu sai, ma credo che lo sappiano tutti, che proprio attraverso Claudio abbiamo presentato un progetto al CONI
per ottenere un finanziamento. So che lo stanno valutando, al momento non abbiamo avuto risposte e il progetto insiste nell'area di Piazzale Italia, in pratica, per essere chiari, vicino al campetto, quello zonale, quel campetto, è proprio quel campetto che viene rivisitato del tutto e viene ampliato. Questa è una cosa importante. In effetti, però, c'è lo spazio utile per poterlo fare. Però sicuramente non è esaustivo, perché non risolverebbe l'attività che fa Claudio è un'attività di altissimo livello, bisogna riconoscere, quindi bisognerà pensare a fare altro. Io ho detto, nel momento in cui decidiamo, ne parleremo questi giorni, di fare un project financing per quanto riguarda, per esempio, l'area mercatale, non mi fare domande sull'area mercatale. L'area mercatale. Non anche perché fuori tema. L'area mercatale. Non avremmo il tempo. Gli spettacoli viaggianti, che sono una problematica che insiste. Ne sappiamo qualcosa anche per quanto riguarda la presenza delle giostre. Gli spettacoli viaggianti e eventualmente anche un anfiteatro o uno spazio all'aperto, ampio per gli spettacoli, sì, in generale per gli eventi, per le manifestazioni musicali. Non sarebbe male, sarebbe opportuno inserire questa cosa. Ecco, Saverio, a proposito di anfiteatro, non si potrebbe utilizzare quell'area ex piscina là nella zona dei due palazzetti dello sport? Sai che noi è diventato un immondezzaio a cielo aperto. Noi siamo andati a fare una verifica lì. Non lo sapevo. Lì. E tu non sei stato attento a leggere la mia relazione. Lì io dico, di concerto con l'assessorato ai lavori pubblici, che, non lo dico, l'ho scritto perché è stato approvato, noi lì dobbiamo fare un parcheggio. Perché? Devi sapere che non c'è parcheggio per i due palazzetti. E quindi le macchine, spesso e volentieri, sullo stradone, vengono buttate, perché c'è il divieto ed è pericoloso. Sì, un punto pericolosissimo, quindi, quello da fare, e si può fare subito, io mi sto sentendo, devo dire, una certa frequenza, frequentemente con l'assessore Ciccimar, perché quella è una cosa che va fatta, ma non devi pensare solo che sia a disposizione degli atleti del palazzetto o dei numerosi sportivi che vanno a vedere, ma dobbiamo pensare che in occasione di alcuni eventi, pensa Federicus, ho dell'idea che Altamura possa negli anni ormai assumere un ruolo importante anche dal punto di vista di attrazione turistica, debba avere quello spazio dedicato a chi arriva, ed è uno spazio che si può realizzare subito. Uno, lo dobbiamo fare perché... Nessun esproprio. No, quello è il nostro. Appunto. Lo puoi fare solo, togli tutto quello che c'è, hai ragione tu. Hai ragione tu, è diventato un immondizzaio a cielo aperto e non va bene. Due, perché abbiamo la necessità di farlo, di dare un servizio. Ecco, quella è una delle cose che io ho scritto nella mia relazione e che è stata approvata da tutta l'amministrazione, che sanno benissimo perché abbiamo bisogno di quell'area e dobbiamo averla per questo. Mi chiedevi invece di prendere quell'area e utilizzarla per l'anfiteatro. Sì. Io credo che quell'area sia piccolina per fare quel lavoro che tu dici, perché devi pensare che devi fare l'anfiteatro e avere... Ma anche i parcheggi, uno spazio di sicurezza, Non ce la fai, io non ce l'ho presente, io so solo lo stato di degrado. Ci sono andato 3-4 volte, proprio per questo, rendermi conto, ti dirò di più. Però strategicamente non sarebbe male l'aria, logisticamente parlando, una buona, buonissima posizione. Però non abbiamo parcheggi, cioè se facciamo l'anfiteatro non abbiamo i parcheggi, quindi è una scelta anche quella. Mentre diventa, ripeto, importante farla quest'area da parcheggi, perché ci serve. Sulla questione dell'anfiteatro io ritengo opportuno che si debba agire con un bando, quindi project financing, e verificare se ci può essere un interesse, perché è probabile trovare un interesse da parte di alcuni imprenditori che, ai quali chiaramente devi dare qualcosa in cambio, o gli dai le cubature, potrebbero investire, o gli dai la possibilità di introitare dall'ente locale quanto viene pagato come imposta dagli ambulanti del mercato settimanale, quindi devi rendere appetibile quella cosa. In quel caso il comune non tirerebbe fuori un euro, perché non ha grandissime possibilità, a meno che si allenta il vincolo sul patto di stabilità, perché di questo bisogna parlare, bisogna dire ai cittadini che non ci consentono nemmeno di... Sì, non vi sono le coperture finanziarie, per poter investire. Non ci danno, il comune è virtuoso, ha un avanzo primario importante, ma non può investire, perché è chiuso. Quindi in quel caso
se noi inseriamo anche, ecco, lo spettacolo viaggiante, la possibilità di ospitare delle manifestazioni di un certo livello, e abbiamo degli imprenditori che vogliono fare questo investimento, risolveremo parecchi problemi. Non solo, deve avere un piano B, non esiste un piano A, perché il piano A tu potresti non avere un riscontro, a quel punto l'amministrazione si dovrà fare carico di programmare interventi. Probabilmente non li puoi fare tutti insieme perché hanno dei costi, ma a step devi andare, li devi programmare. Cos'è l'urgenza? Te la dico io qual è l'urgenza. L'area mercatale. Qual è l'urgenza? Dobbiamo togliere l'area da lì. Io te lo dico, lo sai la storia, tu sai le battaglie, sai cosa abbiamo fatto per l'area mercatale. Però non si arriva mai a una decisione definitiva. Quella, dopodiché, area mercatale, che cos'è la seconda la cosa importante? Abbiamo bisogno di togliere gli spettacoli viaggianti di lì, che sono una grande preoccupazione, e rovinano anche lo stadio. E in ultimo c'è la questione dell'anfiteatro, non per importanza, ma se devi intervenire a step con le risorse economico-finanziarie che hai, devi fare delle scelte. Se invece con un project financing... Però sai, questo presuppone lunghi tempi di attesa anche. Senti, il project, tu rispondi, perché tu al project dici mi devi rispondere entro un termine ristretto, 90 giorni, 60, questo è tutto da vedere in base al codice degli appalti. Dopodiché, se non avrai risposta in tal senso, devi preoccuparti di farlo, però devi fare una scelta. Un anno devi fare una cosa, l'anno successivo devi fare un'altra, quindi ma soprattutto, sai, dico cosa abbiamo bisogno, lo dico per qualsiasi amministratore, per qualunque amministratore, abbiamo bisogno che questo vincolo diventi uno svincolo, cioè o ci lasciano liberi di investire e quindi si cambia la politica europea, Altrimenti si rischia di non fare niente. E di non creare economie. Sì. Perché questo è il vero problema. Perché se lo Stato, se il pubblico, applicando quella teoria keynesiana che noi conosciamo, non interviene con le opere pubbliche, l'economia non riparte. Ecco Saverio, invece per i campetti rionali? Per i campetti rionali, sarà pronto, lo vedrai, io spero di essere qui a spiegarti. Abbiamo definito le procedure per quanto riguarda anche il bando, che sarà reso pubblico, che riguarderà il campetto di via Treviso, piazza De Napoli, angolo via Treviso, quindi, che dovrà essere restituito. Anche lì ci sarà un pubblico interesse a fare in modo che si dia all'esterno, chi va lì dovrà presentare un progetto di finanza, piuttosto che una concessione, adesso vedremo con il codice, deve fare un'offerta e una, due, tre, sì, aggiudicherà a chi avrà presentato la migliore offerta. Vi sono altre aree disponibili al momento su cui no. investire e poter fare attività? Al momento no, il problema è un altro, è quello che ti dicevo prima. Il paradosso sai qual è? Voglio dirle ai cittadini, è completo. Il discorso che noi abbiamo anche una buona capacità di indebitamento, perché il comune ha questi avanzi che può utilizzare, ma la legge purtroppo ti blocca, per esempio... Tempi lunghi? E dipende dalla prossima legge di stabilità. Ma ti dico, il paradosso è questo. Pochi mesi fa, un mese fa, anzi una quarantina di giorni fa, è stato pubblicato un bando dall'Istituto di Credito Sportivo che ci ha detto, guardate, che se volete attingere a un mutuo, potete farlo perché abbiamo dei soldi. Chiaramente non si rivolge solo ai soggetti pubblici, si rivolge anche ai soggetti privati. Il paradosso è che noi, che con i soldi che abbiamo potremmo indebitarci con un mutuo anche a lungo termine, oggi con un costo del denaro, ieri c'è stato l'asta dei bot a meno 0,28, questo significa che tu, se vai a comprare i bot, devi pagare tu, quindi capisci che oggi prenderemo soldi a tassi pressoché vicini allo zero, come tassi di interesse allo zero, non lo possiamo fare. Perché la legge non ci consente di fare questo. Saverio, un'ultima domanda, tu sei anche un uomo, oltre ad essere politico, e hai svolto per tantissimi anni attività di responsabile del settore commercio nella nostra città per la Confcommercio, sei anche un uomo che segue comunque lo sport. Cosa trovi o riscontri di difficoltoso nel mondo dello sport qui ad Altamura? Ecco, togliti le vesti da assessore.
e indossa quelle da semplice cittadino che comunque investe e ama e ha una passione da coltivare. No, siccome tutte tu le segui il calcio, il calcetto a 5, calcio a 5, sì. No, in verità le problematiche sono quelle di sempre. Strutturare? Trovare gli sponsor. Trovare gli sponsor per le gestioni, perché... Perché si crede poco nello sport. No, ma perché sono anche questi momenti difficili. No, noi li troviamo, devo dire, troviamo sempre le disponibilità, come noi gli altri. Perché le società, anziché diminuire, aumentano. Perché questo è un segnale anche positivo. Buono, sì. Te lo dico. E riusciamo ancora a gestire con quello che abbiamo, dal punto di vista strutturale, i nostri termini. Ti dico di più. Quest'anno, proprio... Voi giocate al palazzetto di Via Piccini. Sì. Ti dico di più, quest'anno con il regolamento per la gestione coinvolgeremo le palestre comunali. Ecco, io quello ti volevo chiedere come ultima domanda. E le strutture sportive che fanno parte del mondo della scuola possono rivelarsi anche utili per lo sport in generale? Assolutamente sì, ti ho risposto. Noi a settembre incontreremo, non lo vogliamo fare adesso perché non sono stati ancora nominati tutti i dirigenti delle scuole, noi utilizzeremo insieme alla mia collega Angela Greco della pubblica istruzione, utilizzeremo quelle strutture previo accordo con i dirigenti e attraverso la convenzione che, guarda caso, viene disciplinata dal regolamento per la gestione degli impianti. C'è un intero capitolo dedicato ai rapporti tra la scuola, lo sport e la pubblica amministrazione. Allora, abbiamo la necessità di fermarci e sono state esaustive le risposte date da te, anche, lo dico a nome per conto, di coloro che hanno ritenuto necessario e utile formulare delle precise domande, come ha fatto appunto Giuseppe Clemente a nome per conto dell'Associazione Oltreattivi. Allora, Saverio, buon lavoro, poi ritorneremo a parlare degli altri argomenti, per esempio Portalba, l'area mercatale, poi e anche l'attività culturale. Ecco, un'ultima domanda, ecco, mi viene così una domanda lampo. Lo sport può aiutare, è fondamentale nel poi andare a richiedere un titolo così importante come Altamura Capitale Italiana della Cultura? È fondamentale? Sì, guarda, è talmente importante perché io dicevo per coerenza, se noi riusciamo a dare all'esterno, cominciando, come diciamo... Immagino di efficienza, anche nel mondo dello sport. Ma perché tu io ritengo lì, fondamentale. Tu lì puoi organizzare tornei internazionali e lo può fare solo il gestore e l'appassionato che in quel caso potrà ospitare su un campo in erba sintetica, senza paura di rovinarlo, più tornei, più società. Appunto, e quindi dando la possibilità a tutti. Cultura è anche ampliare, non è restringere soprattutto, quindi ampliare anche... E il turismo sportivo è parte di un processo culturale di crescita. E allora ci fermiamo qui, immensamente grazie all'ospite di quest'oggi, Saverio Mascolo, che è l'assessore alla cultura, allo sport, politiche giovanili, turismo, marketing territoriale. Grazie Saverio. Grazie a Piazza voi. Politica torna domani alla stessa ora. Non mancate!